4 giorni di manovre aeree per rafforzare la difesa dei propri impianti nucleari. Nelle stesse ore in cui mezza Europa annuncia lo stop alle importazioni di petrolio iraniano, è con un tempismo a orologeria che Teheran affida alla propria aviazione il fracassante benvenuto alla missione degli ispettori dell'Agenzia Nucleare Internazionale. Appena poche ore prima, l'annuncio dello stop alle forniture di greggio alle compagnie francesi e britanniche. L'Iran è sempre molto fantasioso nelle sue provocazioni. Non è affatto Teheran che ha deciso di interrompere le forniture di petrolio. Siamo piuttosto noi che abbiamo deciso di sospendere gli ordini. E poi, lo ripeto, è l'Unione Europea che ha stabilito un embargo sul petrolio iraniano. Approvato da Bruxelles alla fine di gennaio, lo stop alle importazioni dovrebbe formalmente scattare il 1 luglio. Già ora, Italia e altri 5 paesi europei hanno tuttavia ridotto o sospeso del tutto gli acquisti di greggio, una mossa a cui, in un ormai rodato gioco delle parti, Teheran ha subito risposto minacciando di sospendere le forniture nei confronti di altri 6 paesi dell'Unione.